Ciao a tutti, benvenuti alla prima diretta di Ginnastica Dolce. Io sono Claudio, aria libera, e oggi faremo un po' di esercizi adatti a tutti. Allora, cosa vi serve? Sedia, bastone, potete usare tranquillamente il manico di una scopa, basta svitare la prima parte, e avrete un bastone, più lungo, più corto, non importa. E bottigliette d'acqua. Io ho preso quelle piccoline, da mezzo litro, voi potete scegliere anche quelle un po' più grandi, oppure se le volete più leggere potete riempirla di tanto. Mi sentite intanto? Fatemi dei segnali, mi vedete bene, sono sgranato, limpido, tutto a posto. Poi, musica, si sente? L'ho scelta io, anni 80. Oggi cosa andremo a fare? Facciamo un circuito. 18 esercizi che saranno ripetuti per due volte, circa 45 secondi di lavoro, 10-15 secondi di recupero e poi si parte subito. Mi dicono che devo alzare di più la voce, va bene, sarà fatta. Saranno fatti a moduli di 3, quindi sarà sempre una sedia, un bastone e bottiglia. Sedia, bottiglia, bastone e così via. Non vi sto a spiegarli tutti perché altrimenti poi non ve li ricordate. Facciamo di volta in volta e vi faccio vedere io. Quando poi siete pronti possiamo iniziare. Spero che abbiate recuperato le vostre cose. Anzi, aspettiamo ancora un paio di minuti che siamo in anticipo. Intanto cosa posso dirvi? Oggi ci sono io. Giovedì mattina ci sarà Icio a fare sempre ginnastica dolce. Alle 10.30. Alle 10.30. Domani sera Matteo con Pilates e venerdì sera sempre Matteo con Tabata Clo, come si chiama? Functional Clo. Eh? Functional Clo. Dalle 18.30? Dalle 18.30. E anche mercoledì 18.30. Per chi è abituato a lavorare con noi, con me, con Davide, facciamo sempre in questi attrezzi, sapete già come lavoriamo e sarà molto facile seguirci, anche perché non abituato vedrete che non sarà per nulla difficoltoso riprodurre quello che andiamo a fare. L'intensità degli esercizi potrete deciderla voi, sia la velocità che l'intensità, quindi se volete fare qualcosa di un po' più intenso, usate pesi un po' più grandi e aumentate la velocità delle cose. Okay. Ci chiedono ancora due minuti di attesa. Sì. Intanto prendete i vostri bastoni, le vostre scope. Siamo quella la bottigliette d'acqua. Siamo in anticipo, siamo mattinieri. Anzi, ditemi poi se le prossime volte come orario va bene 10:30 o vogliamo anticipare, fare magari alle 10. Così finiamo un po' prima, potete cucinare, preparare da mangiare con più calma, perché so che mezzogiorno e mezza qualcuno mangia già. Io ad esempio mezzogiorno sempre mangio. Cosa hai mangiato ieri, Cioè? Cosa hai fatto da mangiare? Ieri ho fatto delle bistecchine di lonza con le carote. Buone. Mm-hmm. Buone. Ieri sera sì. Ma in padella? Sì, in padella, un pochino di spezie. Filo d'olio a crudo. Filo d'olio. No, anche avanzato, così stasera ho già la cena. Le carote però le ho finite, non ho poche. Fateci sapere cosa mangiate voi a pranzo. Che ho già fatto. Allora, Giovanna! Buongiorno Giovanna! Buongiorno anche l'altro signore! Spero che ci siate! Direi che tra un minuto ancora. Siamo pronti. Ah, gli esercizi li do io il via e do io lo stop. Non sentirete segnali come fa Matteo, super tecnologico, sono vecchio stile. Quindi avrò un orologio e più o meno vi dopo io dico io i tempi. Bottiglie non sono per bere, sono per lavorare. Tolto anche l'etichetta per non fare pubblicità. Bravo, perché noi siamo professionali. Perché noi siamo professionali? Gente professionale. Bene. Io direi che se vuoi... Siamo pronti per iniziare? Possiamo cominciare. Okay. Allora, primo esercizio. Usiamo la sedia. Iniziamo ad attivarci. Faremo tutto quanto dagli arti inferiori agli arti superiori, mobilità, un po' di tutto.
cominciamo ad attivarci toccando la sedia con la suola delle scarpe. Ok? Quindi tocco sopra, non devo andare a calciare il volto della sedia, ma sopra. Mettiamo anche il movimento delle braccia, braccio opposto rispetto alla gamba che sale. E coordiniamo. Ok, adesso non andiamo troppo veloci, che così ci scaldiamo per bene. Facciamo ancora una decina di secondi. Ok, è il primo è già fatto. Ora, andiamo a sederci. D'acqua, schiena bene appoggiata, lavoriamo per i bicipiti, quindi alzeremo, alternati, braccio destro, braccio sinistro, ok? In questo modo, la schiena la teniamo ben appoggiata, le spalle le teniamo basse, potete scegliere voi la velocità, o su o giù, su, giù, un pochino più veloce se volete, un pochino più piano. Volete voi. Nel frattempo siamo già oltre la metà anche di questo esercizio. Il primo giro lo faremo quasi tutto da seduti, mentre il resto, il secondo giro lo facciamo dai piedi, così cambiamo un pochino gli angoli di lavoro e la postura. Ora 5, 4, 3, 2, 1, bene, anche questo qua. Terzo. Bastone, tieni sempre ben appoggiata, parte da qua dalle ginocchia e salgo in su e scendo, spalle bene basse, inspiro quando salgo, espiro quando scendo, dentro l'aria dal naso e fuori dalla bocca, rallento un attimino la respirazione e giù. Salgo, porto bene fuori il petto, cerco di non spanciare, di buttare fuori la pancia e scendo, l'addome è sempre ben contratto. Facciamo ancora un paio di volte, ancora una, ok, e ci siamo. Facciamo il bastone e torniamo in piedi. Della sedia così. Dobbiamo fare delle aperture, quindi questo. Vedete? Ok, così. Potete tenervi per l'equilibrio, una gamba, prendo e apro. Cerco di non inclinarmi con il corpo quando apro, salgo ben dritto e apro. Facciamo prima solo con una gamba, questo qua durerà un pochino di meno rispetto agli altri. Con una e cambiamo gamba, metà con l'altra, quindi controllo bene il corpo, attivo sempre l'addome e apro, piede a mantello, quindi la punta verso di voi, che qualità la musica, bravo Matteo, ma l'hai scelta tu, bravo Ciolto, ok, ancora uno e due, perfetto, torniamo a sederci, bottiglia di latte. Stavolta aperture laterali, ok? Facciamo tutte e due insieme, le spalle rimangono basse. Ricordatevi, ogni volta che fate questo con le spalle è sbagliato, tutti gli esercizi che le spalle salgono sono sbagliate, sempre giù. Inspiro, fuori, dentro, fuori l'altro. Ok? Le braccia devono arrivare fino orizzontali rispetto al terreno. Mai superare la linea delle spalle. Salgo e scendo. Se volete potete aumentare un pochino la velocità, un po' più intenso come esercizio. Facciamo ancora un paio. Dentro e fuori. Dentro e fuori. Ok. Poggio, tocca il bastone. Sempre da seduto. Dobbiamo fare questo.
questo movimento, invece di pendere, che va da una parte all'altra, il bastone deve cercare di stare più orizzontale possibile, quindi mobilizziamo. Prima abbiamo lavorato un pochino con la forza per tonificare e adesso mobilizziamo. Sono quasi tutti così gli esercizi, eh? Uno si tonifica e uno si mobilizza, così possiamo rallentare il nostro respiro e il movimento e recuperiamo un pochino. Facciamo ancora una decina. Giacca. Ok, ci siamo. Appoggio il bastone. Ritorniamo a usare la sedia. Dobbiamo fare gli squat, mezzi squat. Qui. Sedia. Davanti alla sedia. Piedi in larghezza delle spalle, per esempio. Punte aperte. Punte leggermente aperte. Scendo come punto di riferimento alla sedia. Risalgo. Potete scendere anche meno se volete, oppure fate belli completi, tenere la schiena nella posizione corretta, quindi non devo andare in avanti così sbagliato, vado dritto, scendo e risalgo. Riferimento alla sedia, quando scendo non mi siedo completamente, non lascio il peso, lo uso solo come riferimento, tocco e appoggio, lo facciamo ancora 4, 3, 2 e ultimo, e ci siamo. Torniamo a sederci. Ancora bottiglia. Prima abbiamo fatto le alzate laterali, ma adesso le facciamo affrontate. Schiena sempre ben appoggiata, stavolta alternata. Quindi un braccio per volta. Come prima, non andiamo mai sopra la linea delle spalle, rimaniamo orizzontali rispetto al terreno. Ok, interno, braccio destro, braccio sinistro, spalle sempre giù. Respirazione, cercate di tenerla regolare. Nel frattempo ci sono domande? Qualcuno scrive qualcosa? Tutto tace? Vuol dire che stanno lavorando. Vuol dire che state lavorando, vuol dire che sono bravo a spiegare. Bravo a spiegare. Ok, facciamo ancora 4, 3. 2, 1, ok, appoggio. Dopo le bottiglie, bastone, sempre da seduto. Bastone non è frontale, orizzontale davanti a me, braccia, larghezza delle spalle, e incrocio, da una parte e dall'altra. Ok? Sto lavorando ancora per le spalle. Dobbiamo incrociare da una parte e dall'altra. Ricordatevi sempre di non alzare le spalle, giù basso, scapole che quasi si incrociano. Mi stanno dicendo qualcosa ma non capisco. No, così, ti giri. Ah, ok, questo è migliore sì. Ok, facciamo così, stiamo da una parte e poi dall'altra. Incrocio sempre da una parte all'altra. C'è ancora 5. 4, 3, 2, 1, ok, bastone, appoggio, torniamo in piedi per fare polpacci questa volta, uso la sedia sempre come appoggio, vado sulla punta dei piedi, scendo, tallone, punta, tallone e punta, su e giù. Chi vuole aumentare l'intensità invece di farlo con tutti e due i piedi insieme può fare una gamba sola alla volta, ok? Io lo faccio con tutte e due. Se lo state facendo con un piede è ora di cambiare. Usate l'altro che siamo a metà del tempo. Bene, su e dietro. Su e dietro. Facciamo ancora 5. 4, ultimi 2 e ci siamo. Di nuovo bottiglietta, adesso facciamo i tricipiti. Metto così, vedete bene il movimento.
partenza dall'alto, piego, distendo. Ok, potete usare una bottiglietta sola se preferite, se è troppo pesante, oppure due, scegliete voi, braccia vanno insieme. Qua devo stare ben attento, non spanciare, quindi non devo andare in avanti con la pancia, tenere con l'addome. I gomiti stanno fermi, quindi non è questo, i gomiti fermi e distendi. Ok? Ne facciamo ancora 5, 4, 2, 1 e appoggio. Bastone, metto dietro la sedia, in questo modo, mani girate così, col dorso delle mani in avanti, poi la bene alla schiena, porto indietro, spalle sempre basse, porto dietro, scapole che si uniscono, potete immaginare che le scapole vadano a unirsi, proprio a incontrarsi, spalle basse. Ok, spingo, va bene, non andare troppo in avanti, non spingere troppo, sennò in avanti, controllo, spingo e controllo. Ok, facciamo ancora 6, 5, 4, 3, 2, 1, bene, poi torniamo in piedi. Questa volta facciamo con le gambe nei piccoli affondi. Quindi, davanti alla sedia.
esercizi. Quindi salgo sotto la gamba, spingo indietro, lavoro bene col gluteo. Spingo indietro, piede a martello. Ok, quando spingo, mi inclino leggermente in avanti senza andare a sbilanciarmi troppo. Questo. Ok. Cambiamo gamba. Salgo e dietro. Salgo e dietro. Ok? Controllo bene sempre con l'addome. Piede a martello e vado. Facciamo ancora 4, 3, 2, 1 e ci stiamo. Torniamo a sederci. Ultimo esercizio con le bottigliette. Partenza. Da qui, spingo in avanti. Ok? Spalle sempre basse. Braccia che sono orizzontali rispetto al pavimento. Scapole quando vado indietro che vanno bene ad aprirsi, spingo in avanti. Scegliete voi la velocità, se andate un po' più veloci, però controllate sempre bene il movimento. Non andate a fare questo. Addome sempre contratto, schiena ben appoggiata, avanti e indietro. Respirazione fuori l'aria, dentro. Fuori, dentro. Respiro, espiro. Naso, bocca. Facciamo ancora 3, 2, 1 e ci siamo. Appoggio. Ultimo esercizio con il bastone. Come il primo che abbiamo fatto, partenza da qua, salgo, stavolta aggiungiamo un pezzettino, andiamo anche dietro. Risalgo, abbasso. Quindi su, inspiro, bastone dietro, respiro. Chi non riesce, che magari ha problemi alle spalle, non riesce ad andare dietro, basta che si può fermare anche qua sopra la testa, su e giù, dentro l'aria, fino a qua, poi ritorno. Invece chi ce la fa, bello completo, dietro, spalle sempre basse, facciamo ancora 4. Ancora 3 completi. L'aria, 2, 3, e ci siamo. Ok, appoggio il bastone. Primo giro del circuito l'abbiamo fatto. Facciamo 2 minuti di pausa e poi ripeteremo tutto quanto. Il secondo giro però lo faremo tutto dai piedi, così bisogna tenere un attimino, controllare un pochino di più la postura. Se dovete bere, è il momento per andare a bere. Controllare il sugo che sta bollendo, magari è il momento giusto per farlo, avete ancora 1 minuto e mezzo. Qualcuno ha risposto su cosa mangiate oggi? O ci hanno detto? Sì. C'è stata una risposta, gnocchi fatti in casa del marito, della signora Gina. Grande Gina! Che ha i gnocchi fatti in casa dal marito. Non male, non male. È un peccato non poterli andare ad assaggiare, insomma. Con il ragù, gnocchi con ragù saranno. Ce lo farà sapere, se è ancora collegata la signora Gina. Se si fa lavorare il marito, Gina, tu lavora con noi, bravissima. Ancora un minutino di pausa, io nel frattempo posso anche bere. Da qua, il peso. Un po' il peso. Bevi il peso? Bevo il peso, e se dopo... Una... Bisogna bilanciare, quindi bevo anche un pochino dall'altra. Una risposta anche di Cecilia per quanto riguarda il mangiare. Momento love, perché vedo dei cuori azzurri e... Di Cecilia? Sì, è stato detto anche che ha mangiato il lesso. Il lesso, ho mangiato il lesso. Non vado tanto male per il lesso, però... secondo ripartiamo, grazie secondo Gina, giro. Ha detto che ci porterà poi gli gnocchi, grazie signora. Ci aspetteremo. Aspetteremo. Vediamo allora di rivedervi tutti quanti. Quindi secondo giro andiamo nello stesso ordine di prima, vi faccio sempre vedere io gli esercizi, vi spiego di volta in volta, ma li faremo tutti quanti. Quindi ripartiamo. Sì.
andiamo a toccare gamba destra, gamba sinistra, braccia che si alternano. Ok, quando salgo con la destra, col piede destro uso braccio sinistro e viceversa. Tocco e scendo, tocco e scendo. Adesso possiamo farlo anche un pochino più veloce rispetto a prima. Siamo belli caldi. Ok, momenti cade tutto, troppo caldo. Ancora 10 secondi. Ok, uno per lato e ci siamo. Benissimo. Bicipiti, molti gli antedatti. Stavolta prendiamo tutti gli piedi, quindi la postura è sempre la stessa. Gambe leggermente aperte, larghezza delle spalle. Non sto super dritto con le gambe, leggermente tirate. E bicipiti, stavolta li facciamo tutte e due insieme. Quindi posizione questa, l'addome è attivato, contratto, spalle basse, su e giù. Respiro, respiro sempre, non trattengo il fiato. Meno male che ho bevuto perché sono diventato pesante. Facciamo ancora 10 secondi. Ok, 6, 5, 4, 3, 2, 1, perfetto. Appoggio. Bastone, anche questo dei piedi, postura è sempre quella di prima, larghezza delle spalle, spalle giù basse, bastone, dentro l'aria e fuori, dentro e fuori, l'addome sempre contratto, bastone deve cercare di andare su, orizzontale, non devo inclinarlo né da una parte, né dall'altra, spalle basse, dentro e fuori. Rallentate un po' la respirazione. Abbiamo ancora 6, 5, 4, 20 secondi con l'altra, piede a martello, controllo del corpo. Ok, cambiamo gamba, appoggio, la gamba che è in appoggio non sta tesa, sta leggermente piegata, non giù ma leggermente piegata, lavora anche quello. Ok, controllo l'addome e vado, piede a martello, ancora 4, 3, 2, 1 e ci siamo. Pesetti. Gambe sempre parallele, sempre leggermente piegate. Aperture laterali. Salgo, scendo. Qui la respirazione è inspiro, giù, su, giù. Andiamo sempre orizzontali, non andate su oltre, orizzontali. Spalle basse, addome contratto, controllo del corpo, non spacciato, bene in linea, tutto quanto, deve essere bene in linea. Le braccia possono essere, sono leggermente piegate, quindi non sono super tese, ma leggermente piegate, come le gambe, sempre. Non distendiamo mai completamente gli arti. Facciamo ancora 4, 3, 2, 1, ok, appoggio, bastone, questa volta facciamo un pendolo, a differenza di quello che facciamo prima seduto, lo facciamo più completo, quindi apertura bene larga, se avete il manico della scopa potete farlo.
farla ancora più larga, su da una parte, su dall'altra, recupero, fa dentro la respirazione, muovo bene da una parte all'altra, un po' di mobilità, non lavoriamo solo sulla tonificazione, un po' di ancora 10 slanci, 8, 6, 5, ultimi 2, e fatto anche questo, squat, mezzi squat, quindi come prima, riferimento della sedia, piedi leggermente più larghi rispetto alle spalle, punte leggermente aperte, scendo, riferimento, salgo, scendo, salgo, perché problemi alle ginocchia, o non ce la fa, può anche solo fare questo, bene il peso sui talloni, quindi non mandate il peso in avanti, va bene il peso sui talloni, scendo, salgo, fuori l'aria, dentro, fuori dalla bocca, dentro dal naso, facciamo ancora 4, 3, 2, ok, e anche questo l'ho fatto. Andiamo a riprendere le bottiglie. Come prima, sempre gambe divaricate rispetto alle spalle, la larghezza delle spalle, leggermente piegate, alzate frontali, alternate, braccio destro, braccio sinistro. Potete scegliere voi se fare movimento controllato fino al terzo della spalla oppure come quasi degli slanci, ok? Quindi andare anche più indietro con la, rispetto alla linea del corpo con la bottiglia. Così sono un po' più di mobilità, se invece volete lavorare un pochino di più, controllo il movimento, vado più piano, ed è un pochino più di forza. Facciamo ancora 4, 3, 2, 1, perfetto. Appoggio, bastone, sempre dei piedi, sempre spalle bene basse, incrocio da una parte e dall'altra. Linea di partenza è sempre quella delle spalle, quindi non vado a farlo giù basso così, eh. Bene, orizzontale e da qua incrocio. Destra, sinistra. Da una parte all'altra. Se avete problemi, che non riuscite alle spalle, avete male, vi fermate un pochino prima, non è necessario fare il giro completo. Da una parte all'altra. Facciamo ancora 8, 7, 6, 5, 4, 3, ultimi 2, e anche questo è fatto, appoggio, sedia, polpaccia, come prima, uguale, talloni, punta, se volete usare solo un piede, vi dico io quando cambiare, su con un piede, l'altro lo posso appoggiare dietro la caviglia per non perdere l'equilibrio, su bene sulla punta, ok, cambiamo perché lo sto usando solo con uno, lo sto facendo con entrambi i piedi, va avanti, su bene, pallone, punta. Ancora 4, 3, 2, 1 e ci siamo. Bottiglie, tricipiti, quindi sempre nel piede, posizione di partenza, questa, verticale, piego, risalto. Scegliete voi se una o due bottiglie.
gomiti rimangono fermi, la pancia non va in avanti, sono sempre bene in linea, attivo l'addome, piego su e giù, su e giù. Quando vado indietro la testa non va in avanti, sono le bottiglie che vanno dietro, questo è sbagliato, sempre bene in linea, facciamo ancora 5, 4, 3, 2, 1, fatto anche questo, poggio, prendo di nuovo il bastone e quello dietro, posizione di partenza è sempre la stessa, spalle più basse, più o meno questa larghezza dell'impugnatura, spingo indietro, spalle rimangono giù, le scapole che si aprono, anzi si aprono, che vanno indietro. Questo, controllo sempre il busto, addome contratto, non spancio, non vado in avanti, il corpo è fermo, sono le braccia e il bastone che vanno indietro, gambe sempre leggermente piegate, il peso ben distribuito sulla pianta del piede, e vado, facciamo ancora 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 e appoggio. Mancano 6 esercizi, affondi, quindi sedia, scegliete voi la distanza da usare, come primo alterna gamba destra, gamba sinistra, butto fuori l'aria, inspiro quando salgo, respiro, inspiro, bocca, naso quando torno indietro, ok? Se è troppo faticoso potete fare più piccoli, basta anche questo, appoggio bene, mi piego, scegliete sempre voi in base alle vostre possibilità. Facciamo ancora 3 per lato, ultimi 2 giri, ultimo giro e affondi fatti, di nuovo bottiglie, piedi, gambe leggermente piegate, posizione di partenza, su, scendo, su, fuori l'aria, dentro, fuori, dentro, devo distendere dentro, distendere completamente le braccia, fuori e dentro, espiro, espiro, pancia contratta, non vado a buttare in avanti, controllo sempre, sempre bene, facciamo ancora 8, 7, 5, 2, ultimo e fatto, poggio bottiglie, ora andiamo con quel bastone, quello da far girare, quindi sempre da in piedi, bastone orizzontale rispetto al terreno e inizio a girare, sempre nello stesso senso, come per arrotolare qualcosa, giro, 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 giro. Siamo a metà, questo qua è uno dei più faticosi secondo me. Ancora 5-10 minuti e poi dopo vi lascio liberi per andare a preparare da mangiare. Però rimanete ancora 5 minuti che finiamo il giro. Vai, ancora 5 secondi. 4, 3, 2, 1 e appoggio. Ultimo terzetto. Glutei, quindi gamba interna rispetto alla sedia che lavora, l'altra in appoggio, quella che è in appoggio è sempre leggermente sbloccata, leggermente piegata, su, dietro, su e dietro, piede a martello,
sempre al dono. Non vado in avanti troppo quando lavoro. Dentro l'aria e fuori. Regolate la respirazione. Cambio gamba. Dentro, fuori. Ancora 5, 4, 3, 2, 1 e ci siamo. Perfetto. Ultimo esercizio per le bottigliette. È quello andare avanti e indietro. Quindi questa è la partenza. Avanti e indietro. Dentro, fuori. Respirazione. Inspiro, espiro. Dentro, fuori, spalle giù basse, braccia che si muovono insieme, dentro, fuori, avanti, indietro, avanti, indietro. Siamo quasi, siamo a metà del tempo, anzi, oltre la metà del tempo, tra 15 secondi. Respiro, 5. 4, 3, 2, 1, perfetto. Quindi mettiamo qua che non ci servono più. Ultimo esercizio. Bastone. Salgo. Dietro. Respiro. Dentro l'aria. Fuori. Rallentiamo bene la respirazione. Dentro, fuori. Ricordo per chi non riesce, basta anche questo. Scendo fino sopra la testa. Risalgo, vado in avanti. Su, scendo, appoggio, sopra, scendo. Per chi ce la fa, completo. Su, dietro, risalgo, appoggio. Ok, allora, ultimi 3, 3. Ultimo esercizio, eccolo qua, e ci siamo, i nostri 2 giri li abbiamo completati, quindi per oggi questa lezione finisce qua, poi ditemi se preferite iniziare prima, se preferite fare anche la volta prossima magari una parte a terra, ditemi voi che cosa preferite fare, se vanno bene queste cose, così anche noi ci possiamo regolare. Ricordiamo che questa lezione è disponibile sul profilo Facebook di Area Libera, le potete, insieme a tutte le altre che ha già fatto Matteo, che ne ha già fatto una valangata, stasera si ferma Matteo, lo troverete domani alle 18.30 con Pilates. Poi giovedì mattina sempre ginnastica dolce con Icio, con Fabrizio, e venerdì sera Functional Flow con Matteo. Sempre alle 18.30. Sempre alle 18.30, quindi la sera 18.30, mattina 10.30. Però siamo disponibili anche a cambiare gli orari, soprattutto la mattina, in base alle vostre esigenze. Spero di essere stato abbastanza chiaro, di essere stato d'aiuto. Ricordate, è stata a casa. Siamo vicini ma lontani, come anche lontani ma vicini, qui non mi aiutano, e ci mancate. A presto, ciao ciao!